La storia la conoscete, immagino che la conosciate tutti, tra l'altro c'è il famoso film. Diversi millenni più tardi ci sarebbe stata la strage degli innocenti, Rode, eccetera, eccetera. Qui parliamo di qualche cosa avvenuto attorno al 1350 a.C. Mosè viene salvato dalle acque, difatti viene tradotto così il nome di Mosè, in realtà il nome è egizio e Mosè vuol dire il figlio. Che viene messo in questo canestro, viene trovato dalla figlia del faraone, rimasta vedova, che lo adotta, e quindi Mosè amatissimo vive alla corte del faraone, facendosi valere per le sue qualità. Poi c'è un incidente, nel senso che Mosè a un certo punto, proprio al momento in cui è al massimo splendore della sua carriera, diciamo, di figlio adottivo del faraone, che sente questa voce oscura, no? Che lo fa fraternizzare col popolo ebreo, col popolo degli schiavi, nei confronti del quale lui prende le difese, è soccorrevole, in qualche maniera neanche lui è consapevole, li ama. E quando vede un dignitario che maltratta un ebreo, interviene e da appassionato qual è, ovviamente, lo uccide, quindi deve scappare e torna nel suo habitat originario, cioè torna in una famiglia ebrea, e lì, da lì c'è tutta la sua storia che voi conoscete, insomma, no? Mosè ha questo incontro con Yahweh. Mosè è quello, il mediatore dell'alleanza fra il popolo ebraico e questo Dio, che è un Dio forte, che è un Dio veterocestamentale. Grande anche lui, tanti anni dopo, nel 500 quasi, è un personaggio particolarissimo. Quanti di voi sanno a che età Michelangelo ha fatto la pietà? Giovanissimo, molto giovane. A 30 anni era già famoso, praticamente in tutta l'Italia, perché poi viaggiò a Arezzo, Bologna, eccetera, eccetera. Lui a 30 anni aveva già fatto il Davide, aveva fatto la pietà. I genitori avevano tentato di imporgli la via degli studi umanistici, ma lui non ne voleva sapere, per cui narra il Condivi, che è il biografo di Michelangelo, che non si poteva tenere che ogni qualvolta potesse rubare qualche ora andasse a disegnare di qui e di là. Quindi un talento, a un certo punto i genitori se ne rendono, il padre, perché lui perse la mamma a 6 anni, il padre si rende conto che questo figlio ha questa vocazione e lo manda a fare l'apprendistato dall'irlandaio, che è un nome che anche questo non poteva. Nel giro di pochi anni viene notato e viene assorbito nella corte di Lorenzo il Magnifico, che è passionale anche lui. Michelangelo si forma sulla Bibbia e su Dante, quindi la sua educazione anche essa è forte, diciamo, è un po' veterotestamentaria, diciamo così. E cade in un periodo particolare, si cade tra riforma e controriforma. Voi tutti vi ricordate di cosa stiamo parlando? Lutero, la fissione del 95 tesi alla cattedrale di Wittenberg, dove viene qui ciò che viene chiesto è una profonda riforma della Chiesa, la quale si è lasciata andare, ha perso, diciamo, quella veste di purezza, no? Per cui Lutero aggiunge la riforma pontificia, la riforma protestante, e tutto il mondo cattolico è scosso, insomma, è in fibrillazione, perché ci deve essere dovrebbe essere questo grande cambiamento, che ci sarà a prezzo di innumerevoli vittime, e comincia una vicenda che lui chiamerà la tragedia della sepoltura, perché lo perseguiterà per 37 anni. Cercando di capire perché questa statua l'avesse assassinato in questa maniera. Lui disponeva di alcune informazioni importanti. I primi trattamenti che facevano con i suoi pazienti inclinavano tutti in una direzione, che però era del tutto nebulosa e non capita. Quello che si capiva, ciò che si capiva era che quanto peso avesse la presenza del padre nel destino dell'individuo.
lui stesso non sentendo dentro di sé, anche qui questa voce lo chiamava un facendo di un secondo, cercava questa ispirazione. Lui ci dice che quante volte intimorito sono rimasto a osservare l'eroe, sarebbe lui, cioè, e poi me ne andavo quattro quattro nell'ombra, parole sue testuali, quasi spaventato. E abbiamo una famosa cartolina che manda alla moglie Marta nel 1901, dove dice: finalmente capito tramite Michelangelo. Padre Jacopo era un padre tranquillo, venditore, come potete sapere, venditore di tessuti ebreo, cioè, tutto poteva essere detto di lui tranne che fosse una persona paventosa. Amato, nulla aveva anch'essa di particolarmente seguita, parte della politica, e cioè la profezia dei suoi seguaci, esattamente come era stato per Aronne nei confronti di Mosè. Adler, che nella sua visione sociologica antepone l'ambiente alle funzioni, e che quindi non tiene conto, cancella gran parte degli insegnamenti del suo padre, perché se prima Freud si è identificato nel figlio nel 1901, quando veniva a guardare spaventato la statua di Mosè per trovare nel profondo della sua anima i segni del complesso dedico, adesso si identifica col padre, tradito dai figli. Stekel, autore di qualche cosa che assomiglia molto alle nostre psicoterapie brevi e che tradisce il metodo delle libere associazioni attraverso un metodo di terapia attiva che ha sicuramente un suo senso, ma che all'epoca nega completamente l'edipo, cioè nega in parte, e soprattutto Jung, che aveva amato moltissimo e che considerava il proprio figlio spirituale. E qua che cosa fa? Per far passare l'idea psicoanalitica, toglie di mezzo il tipo, toglie di mezzo la sessualità infantile e poi crea una sua forma. Era evidente che Freud non poteva accettare una cosa del genere. Lui aveva ricevuto le sue tavole della legge, trovandole in se stesso. Ma in questa maniera tutto il suo edificio concettuale è maneggiato, deformato, distorto, cambiato, e ha un puntato. Ma invece di rompere le tavole della legge ai piedi di un uomo, come dice il Pentateuco, Freud ha detto anche io, e di fatto non è questo vede, le trattiene e lotta per mantenere intatto il suo edificio concettuale, che è ancora quello che noi conosciamo oggi e pratichiamo ancora oggi. No, di quella maturità emozionale che lui aveva sempre cercato, no? Di lacerare tutte queste emozioni, quindi questo vede nella statua. Vedendo di questo la rilegge in un modo che tutto sommato si può sovrapporre bene anche alla storia tra Michelangelo Buonarroti, tra figlio di Ludovico e padre di Ludovico. Poi Buonarroti il 23 settembre 1939 a 83 anni, dopo 33 interventi, tra piccoli e non piccoli, per un sarcoma al palato che lo ha permetterato negli ultimi 16 anni della sua vita. Continuò a fare analisi fino a poco prima della sua morte. Il suo ultimo saggio si conclude tre giorni prima di morire con tre puntini, il famoso compendio. Rifiutò la morfina fino a due giorni prima di morire e ci lascia un messaggio che forse non ci ricordiamo tutti. Preferisco pensare fra i tormenti piuttosto che non riuscire a pensare con chiarezza. Vi ringrazio.